Siamo in diretta con il primo argomento del Vegan Festival al Sana di Bologna. E l'argomento è lo sportivo vegan, alimentazione ed integrazione per chi è sempre in movimento. Siamo qui con Cristina Napoleone, che è naturopata, membro del comitato Associazione Vegani Italiani Onlus. Ciao. Ciao. Questo è un argomento che tra l'altro per me è molto caro perché sono personal trainer e quindi ti volevo chiedere appunto cosa hai trovato te, se si combina l'alimentazione vegana con lo sport. Sì. Allora, intanto buongiorno a tutti, ringrazio anche l'organizzazione del Bologna Vegan Fest per avermi invitato a questa bellissima iniziativa. E, sì, allora, in risposta alla tua domanda. Io ho deciso di parlare di sport vegan perché ancora è un po' un luogo comune quello che lo sportivo non può essere vegano. Io sicuramente ho notato una grossissima differenza tra l'essere sportivo facendo un'alimentazione onnivora e facendo un'alimentazione vegana. Io sono sempre stata un'appassionata di sport, vengo dalla danza, ho fatto danza per moltissimi anni e ho riscontrato una grossissima differenza, ad esempio nella mobilità articolare, nella resistenza, passando ad un'alimentazione vegana. Però ecco, in particolare quello che andremo un po' a vedere in questa conferenza di oggi è prima di tutto a sfatare molti dei luoghi comuni che ruotano attorno al mondo dello sportivo. Ci tengo intanto a fare una precisazione sul concetto di sportivo, perché chiaramente lo sportivo non è la persona che fa la mezz'ora di passeggiata al giorno, quindi un soggetto che ha uno stile di vita diciamo semplicemente un po' attivo, ma è chiaramente una persona che lo fa e che fa degli allenamenti un pochino più costanti, quindi con uno sforzo che può essere uno sforzo di intensità media o comunque molto vigorosa, ma soprattutto un'attività di tipo programmato. Diciamo che, ecco, così un po' a preambolo di questo incontro, volevo fare una distinzione tra l'attività aerobica e anaerobica perché ci servirà un po' nei passaggi certo, successivi. Certo, anche per chi magari ha qualche idea un po' confusa. Esatto, no? Esatto. E, allora, quando parliamo di attività aerobica intendiamo chiaramente delle attività che vengono svolte in presenza di ossigeno, quindi ad esempio il trail running, il nuoto, molti sport di endurance. Poi diciamo che in generale, come anche tu ben saprai, l'attività fisica in genere non è totalmente aerobica. È sempre un misto, molto spesso. Sì. È sempre un misto, però diciamo si può fare un po' questa distinzione che ci è utile anche poi per diciamo andare a distinguere, a capire qual è l'alimentazione più adatta per un tipo di sportivo piuttosto che un altro. Quindi chiaramente l'attività anaerobica è più quella, per fare un esempio, del sollevamento pesi. Ma direi proprio per entrare un po' nel vivo di questo incontro di iniziare a capire quali sono i falsi miti che ruotano attorno all'alimentazione vegana dello sportivo. Tipo quello delle proteine, per esempio. Tipo quello delle proteine e diciamo perché fondamentalmente? Perché le proteine sostanzialmente si pensa ancora che le proteine della carne siano le sole e uniche fondamentali per chi fa sport. In realtà questo è assolutamente un mito da sfatare, ormai la comunità scientifica si trova d'accordo sul fatto che è possibile fare un'alimentazione completamente vegan ed essere degli sportivi. Questo perché per lungo tempo si è detto che le proteine animali sono a più alto valore biologico. Questo sostanzialmente perché? Perché la proteina è fatta di tutta una serie di mattoncini che si chiamano aminoacidi e questi aminoacidi, diciamo, in una proteina animale, prendiamo la bistecca, sono presenti tutti all'interno di una stessa pietanza. Nei cibi vegetali è un pochino diverso. Perché? Perché abbiamo che alcuni cibi, tipo i cereali, hanno un certo tipo di aminoacidi e i legumi ne hanno un altro. È altrettanto vero però che se io ho un'alimentazione vegetale varia, dove inserisco frutta, verdura, cereali integrali, legumi, posso tranquillamente coprire il mio fabbisogno proteico, il mio fabbisogno di aminoacidi. E questo va totalmente a sfatare il mito che le proteine animali sono fondamentali. E che ci sia qualche carenza nel tipo di... Assolutamente sì, assolutamente sì.
Diciamo che tra l'altro non sono solo cibi come i legumi piuttosto che anche in parti cereali a contenere amminoacidi, ma ci tengo a ricordare che anche ad esempio nella frutta e nella verdura, anche se in piccolissima quantità, ritroviamo comunque degli amminoacidi. Li ritroviamo nei semi oleosi, li ritroviamo in alcuni frutti esotici come ad esempio l'avocado, che oltre ad avere un ottimo apporto di omega 3 contiene anche degli amminoacidi. Quindi è veramente, potrei dire, semplice coprire il fabbisogno proteico con cibi esclusivamente vegetali. Anche perché poi c'è una tendenza da parte di chi, diciamo, osteggia la dieta vegana a esagerare il fabbisogno proteico che abbiamo, perché in realtà se vai oltre un tot vai addirittura a sovraccaricare. Certo, questo assolutamente sì, e infatti questo è un altro un po' dei miti che ruota attorno all'alimentazione dello sportivo in generale, non solo vegano, perché anche negli ambienti delle palestre, tu me lo potrai certo anche confermare, ancora ruota un po' questo falso mito di dire devi mangiare tante proteine anche ad esempio per i muscoli. Pensiamo sì, ai bodybuilder. Tendenzialmente è per chi vuole fare muscoli che c'è questo discorso assolutamente qua. Per cui in realtà sicuramente va detto che non abbiamo bisogno di così tante proteine. Il fabbisogno proteico di uno sportivo sta tra 1,4 e 1,8 grammi per chilo di peso corporeo. Esatto. Arriva al massimo ai 2 grammi per chilo di peso per chi fa il sollevamento pesi o per chi magari fa anche 3-4 allenamenti al giorno, pensiamo ad uno sportivo certo agonista. Quindi diciamo che in generale nell'alimentazione si tende ad abusare delle proteine. Peraltro l'abuso di proteine per uno sportivo è assolutamente svantaggioso, non solo perché si vanno ad appesantire ad esempio i reni, ma anche il fegato, in generale un po' tutti gli organi e motori, ma una cosa importante è che l'eccessivo consumo di proteine favorisce la disidratazione. Ora, voi sicuramente potrete ben comprendere che se io sono uno sportivo e pensate anche appunto a chi fa, prima dicevo il trail running, ma pensiamo al maratoneta, tutte persone che magari fanno attività anche molto prolungate nel tempo, la prima cosa che devo pensare è di idratare il mio corpo. Quindi sarebbe assolutamente controproducente andare ad assumere comunque dei cibi che mi privano, diciamo, dell'idratazione. Anche perché la digestione di proteine animali e cibi d'origine animale, essendo molto più difficoltosa, va a richiedere quantitativo di liquidi in più. E assolutamente quindi... sì, assolutamente sì. Sì, per cui diciamo che in generale va, diciamo, calcolato il fabbisogno dello sportivo, quindi con il proprio medico nutrizionista che segue in questo caso l'atleta, va un po' cucita sulla persona. Sicuramente il fabbisogno proteico non è un qualcosa da improvvisare. In realtà, ecco, un'altra cosa che volevo precisare è che il nostro carburante principale è comunque e resta comunque il glucosio. Quindi il nostro corpo, il nostro cervello funziona soprattutto in presenza di glucosio. Quindi il primo nutrimento, non solo per lo sportivo ma per tutti, è sicuramente i carboidrati. Per cui appunto i cereali integrali, per cui carboidrati ne troviamo anche nei legumi, ma pensiamo alla frutta e alla verdura. E qui nei carboidrati, peraltro una distinzione importante da fare per lo sportivo, è tra i carboidrati semplici e complessi. Esatto. Perché i carboidrati semplici sono dei carboidrati che si assimilano più rapidamente e quindi pensiamo a quelli della frutta e della verdura, ma pensiamo anche ad alcuni dolcificanti, dove per dolcificanti intendo un succo di mela, un malto, uno sciroppo di agave, mentre i carboidrati complessi sono quelli che hanno un'assimilazione un pochino più rallentata nel tempo e quindi ad esempio i cereali. È evidente che in base, questo lo vedremo tra poco, al momento, diciamo, della mia giornata in cui faccio sport, quindi in base a quando io faccio il mio pasto, avrò un'esigenza diversa, magari mi sarà più utile assumere i carboidrati semplici piuttosto che i complessi. Un'altra cosa importante e un altro mito da sfatare è quello delle carenze nutrizionali in termini di apporto di vitamine, di minerali. Prima di tutto il ferro. Perché? Perché si dice ma il ferro è nelle proteine animali, il ferro è nella carne. In realtà non è così, perché possiamo vedere che ci sono tantissimi cibi vegetali ricchi di ferro. C'è una differenza sicuramente, perché il ferro contenuto nei cibi animali è un ferro cosiddetto il ferro 3+, il ferro M, che è un pochino più biodisponibile.
mentre il ferro dei vegetali è un po' meno biodisponibile. Questo però non significa che io devo mangiare le proteine animali, ma anzi che posso tranquillamente coprire il mio fabbisogno di ferro assumendo quotidianamente cibi che ne sono ricchi. E quindi appunto pensiamo alle verdure a foglia verde, pensiamo alle albicocche, pensiamo ad alcuni legumi, ma ad esempio un cibo molto interessante secondo me per lo sportivo, ne parlerò un po' alla fine di questo incontro, sì, è la spirulina. Sì. La spirulina che diventa anche un integratore alimentare vero e proprio ed è ricchissima di ferro. Diciamo che ci possono essere delle situazioni in cui può essere utile integrare il ferro, ma questo è nel soggetto anemico, nell'atleta magari agonista, soprattutto comunque nell'atleta molto giovane, nell'adolescente o durante il ciclo mestruale, che comunque prevede per l'atleta sicuramente un maggior consumo di ferro. Diversamente posso tranquillamente assumerlo dai cibi vegetali. C'è tra l'altro un piccolo accorgimento, che è quello di abbinarli alla vitamina C. La vitamina C potenzia enormemente l'assimilazione del ferro. Quindi ad esempio, verdura a foglia verde, ci metto sopra del succo di limone, ecco che già il ferro viene assimilato molto meglio. Un'altra carenza che a volte si dice, non solo nello sportivo ma nel vegano in generale, è il calcio, perché si pensa che il calcio ci sia solo nei latticini, quindi... In realtà il calcio è ampiamente presente nei cibi vegetali, verdure a foglia verde, i fichi secchi, le mandorle, ma poi il cibo vegetale più ricco in assoluto di calcio è il sesamo. Quindi sia il sesamo sotto forma di semi, ma ad esempio il tahin, la crema di sesamo. Quindi in realtà anche qui sfatiamo questo mito, perché i latticini non ci servono, possiamo prendere il calcio dai cibi vegetali. La B12, devo dire, è l'unica vera integrazione che viene consigliata ai vegani, sportivi e non, perché ad oggi un po' tutta la comunità scientifica è d'accordo sul fatto che questa può rappresentare una carenza e quindi è bene assumerla da integratori alimentari, normalmente se ne consiglia una somministrazione anche settimanale attorno ai 2000 microgrammi. Consigli di assumerla sempre o a cicli? Dipende? Allora, diciamo, può essere anche un'assunzione ciclica. Diciamo che se andiamo a seguire le linee guida, che adesso sono un po' sostenute appunto dalla comunità scientifica, sarebbe consigliabile assumerla o quotidianamente o comunque settimanalmente, quindi da assumere sempre. In generale, quello che mi sento di dire sulla B12 è che certamente può essere di supporto allo sportivo o a persone che comunque sono particolarmente sotto stress, perché è una vitamina importantissima per il sistema nervoso. Quindi chiaramente anche solo lo sportivo, che magari è un'attività, pensiamo anche allo sportivo che fa delle gare, che quindi è anche un po' messo sotto stress, potrebbe essere molto importante. In generale, la B12 è una vitamina che tende ad accumularsi nell'organismo, quindi se io sono vegano da un mese sicuramente non avrò una carenza di B12. No, si vede nel tempo, certo, quando diminuiscono le scorte. Quindi in realtà, in risposta alla tua domanda, ci sono, devo dire, ancora un po' pareri contrastanti rispetto a questo, però sarebbe consigliato di assumerla sempre per avere una copertura, diciamo. Anche per perché la sicuri. B12, nel senso, è in natura ormai, per il tipo di vita che facciamo, è difficile, ma questo riguarda anche comunque i non vegani, perché gli animali stessi vengono addizionati via endovena di B12. Sì. Assolutamente sì, infatti questa è una cosa che va sicuramente detta, cioè la carenza di B12 non è una cosa solo appannaggio dei vegani. Ad oggi devo dire che si riscontrano tantissimi onnivori con delle carenze enormi di B12, anche perché diciamo che noi evolutivamente saremmo in grado in parte di sintetizzare la vitamina B12 a livello dell'intestino, ma ormai i corpi, diciamo, gli organismi dell'uomo moderno, l'organismo dell'uomo moderno è talmente indebolito da non riuscire più autonomamente a fare questo. E comunque, certo, gli onnivori l'assumono dalla carne, perché spesso l'animale è stato, diciamo, assunto un integratore di B12. Sì, perché non essendo neanche loro nelle condizioni di poter brucare, anche loro fanno una vita differente, quindi hanno lo stesso nostro tipo di problema. Assolutamente sì, quindi
a questo punto diciamo che assumerla da un integratore non fa comunque nessuna differenza. Poi tra l'altro le carenze di B12 sono abbastanza gravi come problemi a cui ci si trova, non è da prendere alla leggera. Assolutamente, infatti per questo viene consigliata di assumerla sempre per il soggetto vegano, perché in effetti è una carenza che può dare dei grossi problemi, soprattutto come dicevo prima a livello del sistema nervoso. Un'altra carenza che di solito viene un po' appiccicata a chi fa l'alimentazione vegana è la vitamina D. Questo devo dire mi fa molto sorridere, perché la vitamina D si sintetizza con l'esposizione solare. Esatto, semplicemente. Sì, per cui in realtà dire che chi è vegano non ha abbastanza vitamina D in realtà non è vero, perché comunque anche gli onnivori hanno ad oggi delle carenze enormi di vitamina D dovute al fatto che facciamo una vita molto al chiuso. Quindi prendere l'abitudine di avere una moderata esposizione alla luce del sole nelle stagioni magari in cui c'è un po' di più sole, anche solo gambe e braccia mezz'ora al giorno, mi consente di favorire la sintesi di questa vitamina. Ci possono essere delle situazioni per cui effettivamente ci sono delle reali carenze e allora lì posso ricorrere ad un integratore alimentare. Oggi in commercio ci sono moltissimi integratori di vitamina D da fonti vegetali, quindi perfettamente vegan. Teniamo presente che la vitamina D non è solo importante per l'assimilazione del calcio, ma anche per il sistema immunitario, quindi è una vitamina molto importante effettivamente, di cui è bene non essere carenti. Però ecco, ci tengo proprio a precisarlo molto, che non è una carenza di chi è vegano, ma ormai è una carenza di tutti. La vitamina C, in realtà una vitamina antiossidante, interessante per lo sportivo perché lo sport comunque mi porta un po' a produrre un maggiore quantitativo di radicali liberi, per cui assumere comunque delle vitamine un po' di contrasto all'azione dei radicali liberi è importante. E poi la vitamina C è coinvolta nella sintesi delle fibre collagene, quindi un supporto anche a tutta la struttura, diciamo, articolare, cartilagine. La vitamina C è collegata anche all'assunzione del ferro, giusto? Dicevamo prima. Assolutamente sì, l'assunzione di vitamina C mi potenzia l'assimilazione del ferro. Per cui in effetti se io prendessi anche ad esempio un integratore di ferro potrebbe essere, diciamo, buona regola assumere anche abbinarlo in modo da potenziare l'effetto. Sì, certamente. E poi gli acidi grassi essenziali. Acidi grassi essenziali di cui mi soffermo in particolare sugli omega 3. Perché come tu ben saprai questa è un'altra cosa che si dice, ah non mangi il pesce, quindi come fai con gli omega 3? Allora in realtà... Sono i grandi cavalli di battaglia questi sono i grandi cavalli di battaglia. In realtà questa è, diciamo, anche qui un altro falso mito. Perché? Perché i cibi vegetali sono ricchissimi di omega 3. È un omega 3 magari in una forma un po' meno biodisponibile, cioè che deve essere convertita dall'organismo nella forma più biodisponibile. Però se un organismo è in una condizione di equilibrio, è in grado, noi siamo progettati per funzionare correttamente, diciamo. E, peraltro il pesce, oltre a tutto il discorso etico che ci sta dietro. Poi anche al consumo di pesce, ma il pesce oltre agli omega 3 contiene tantissimi metalli pesanti, quindi in realtà io dico sempre, vabbè lo prendi poi, dal pesce. Poi tra l'altro la parte del pesce che contiene più omega 3 è la testa che è quella che viene scartata di solito. Per cui in realtà non c'è neanche poi una reale assunzione di omega 3 dal pesce. E ci sono invece molte fonti vegetali. Primo fra tutto è l'olio di lino, i semi di lino. Il lino è la fonte vegetale maggiore di omega 3 di cui disponiamo, quindi che è consigliabile assumere quotidianamente da tutti i vegani, ma anche e soprattutto dagli sportivi, che hanno effettivamente un'esigenza di assumere omega 3 maggiore rispetto a, diciamo, un soggetto medio che svolge anche uno stile di vita attivo. E poi ricordiamo i semi di canapa, che sono un po' arrivati negli ultimi anni, ma sono interessanti sotto il profilo nutrizionale anche ad esempio per l'apporto proteico, ma poi gli omega 3 li ritroviamo nei semi di chia, nell'avocado, nelle noci, quindi veramente introducendo quotidianamente questi cibi anche a rotazione possiamo fare una buona assunzione di omega 3. Poi se ci dovessero essere delle esigenze specifiche, anche qui è possibile integrarli anche con integratori dove gli omega 3 sono già presenti nella forma di DHA, che è la forma più biodisponibile. Però ripeto, se l'alimentazione è varia ed è ben bilanciata non è necessario. Che poi infatti tu quando dici appunto che giustamente in casi particolari si possono fare delle integrazioni, ma è importante sottolineare che questo non avviene perché la dieta vegana è carente di queste cose, è perché l'organismo in questione è in condizioni particolari.
Esattamente. Perché c'è l'idea che il vegano debba per forza assumere integrazione, no. Succede esattamente che se non si hanno problemi, stress o casi specifici del momento, c'è già tutto. Eh sì, infatti è proprio questo, cioè l'integrazione è consigliata a chi magari ha un organismo un pochino indebolito che non riesce magari a fare anche una corretta conversione degli acidi grassi essenziali in DHA, ad esempio, nella forma più biodisponibile, oppure se magari un periodo di particolare stress anche per l'atleta, di particolare sollecitazione. Gare, cose, sì. Sì, però in generale teniamo presente che ad esempio gli onnivori fanno un'assunzione elevatissima di omega 3 magari dal pesce, per cui, come giustamente osservato, non è una cosa dei vegani, questa non è una carenza dei vegani. Adesso in realtà volevo addentrarmi un po' nella seconda parte di questo incontro, quindi andiamo a capire un po' quali sono le reali esigenze dello sportivo. Chiaramente in questo incontro non riusciamo a, diciamo, a parlare di tutto, perché le esigenze nutrizionali dello sportivo sono veramente molto specifiche, vanno un po' cucite sulle esigenze del soggetto in base al peso. Tu ti occupi anche di questo, giusto? Sì, io mi occupo dopo anche di questo. Dopo magari dirai dove ti si può trovare. Sì. E in realtà diciamo che vanno un po' cucite sul soggetto, quindi va individuato non solo quali sono, diciamo, qual è il tipo di attività, qual è la frequenza degli allenamenti, sicuramente qual è il peso del soggetto, qual è l'età. Quindi diciamo che le indicazioni che andremo a dare sono delle indicazioni di base che poi vanno adattate sulla persona e sul singolo atleta o sportivo. Però in generale volevo un po' andare a individuare quali sono le esigenze prima, durante e dopo l'attività fisica. Quindi prima di tutto il pasto pre-esercizio fisico. Qui ritorniamo anche un po' al discorso di prima dei carboidrati. Sì, esatto. Prima dell'attività fisica, diciamo da 2 a 3 ore prima dell'attività fisica, è consigliabile assumere dei carboidrati complessi. Questo perché? Perché il carboidrato complesso, come dicevo prima, si assimila più lentamente e quindi questo mi consente di non avere, diciamo, dei picchi glicemici e di avere quindi maggiori riserve, maggiore possibilità di utilizzare questi carboidrati durante l'attività che andrò sì. a fare. Ricordiamo i carboidrati complessi quali sarebbero? Allora, carboidrati complessi, cereali. Direi principalmente cereali, perché come dicevo prima posso trovare anche un po' nei legumi il carboidrato, però qui intendiamo soprattutto cereali o in realtà anche gli sfarinati, che comunque derivano dai cereali, quindi la pasta, il pane li includiamo tra i carboidrati complessi. E in realtà il pasto pre-esercizio fisico dovrebbe comprendere appunto prevalentemente carboidrati, poi ci può essere un piccolo apporto di grassi, un piccolo apporto proteico, ma senza esagerare, perché comunque i grassi e le proteine sono cibi che impegnano molto la digestione. Quindi se io poi devo avere una certa performance sportiva, sarebbe bene non avere lo stomaco appesantito. Questo anche succede con le fibre. Mangiare delle quantità esagerate di verdure o di cibi ricchi di fibre, anche quindi cibi integrali, prima dell'attività fisica va un po' valutato, perché appunto potrebbe un po' interferire con i processi digestivi. Sicuramente se più io mi avvicino all'attività, quindi diciamo da 30 minuti a un'ora prima dell'attività, sarebbe allora più utile passare al consumo di carboidrati semplici. Perché? Perché allora lì il mio corpo mi dice: ok, guarda che io da qui a poco tempo ne avrò bisogno, e quindi è meglio dargli dei carboidrati che può utilizzare velocemente. Ecco quindi che qui vanno bene i frullati, va bene la frutta secca, ci sono ora in commercio anche quelle barrette di frutta secca, appunto di carboidrati da assumere prima dell'attività, in modo che sia un qualcosa che mi dà energia pronta all'uso ma non mi appesantisce a livello quindi digestivo. Quindi sempre suggerisci un mix di cose o anche un frutto, per esempio? Allora, dipende chiaramente dall'intensità dell'attività che io vado a fare, perché chiaramente è sempre fondamentale mangiare a sufficienza prima di fare attività. Quindi è chiaro, se io faccio un'attività di una mezz'oretta non avrò magari tutte queste esigenze. Se devo correre 2 ore. Se devo correre 2 ore, probabilmente, soprattutto in termini di apporto di carboidrati, avrò delle esigenze un pochino più importanti. Di solito, diciamo, a ridosso dell'attività vanno molto bene i frullati, per esempio, o gli estratti di frutta e verdura. Le verdure sicuramente, soprattutto quelle... la frutta sicuramente, soprattutto quella frutta, le banane ad esempio, che sono molto energetiche, mediamente si digeriscono abbastanza rapidamente, hanno una buona tolleranza un po' sì, da sì, tutti sì. E quindi
Questi sono un po' i cibi da prediligere. E poi non dimenticare l'idratazione. L'idratazione è fondamentale, perché se io non mi idrato correttamente prima dell'attività, rischio poi di avere sicuramente una riduzione della performance, e quindi comunque fare un'assunzione di liquidi che possa essere anche attorno ai 300-400 ml di liquidi, chiaramente non a ridosso magari, ma iniziare qualche, almeno una mezz'oretta, un'oretta prima dell'attività. In realtà poi, anche durante l'esercizio fisico, va ricordato che anche qui ci sono delle esigenze nutrizionali. Chiaramente questo, come dicevo prima, dipende sempre dal tempo in cui io svolgo la mia attività, però se è superiore ai 30 minuti comincerò probabilmente ad avere delle esigenze di un piccolo apporto di carboidrati e sicuramente di liquidi. Per cui in realtà, e quindi qui chiaramente mi riferisco magari un po' di più agli sport di endurance, certo. Perché certo, il sollevamento pesi magari non ha questa esigenza. Però ecco, riprendiamo l'esempio della persona che corre, della persona del ciclista che va in ciclista, certo, del maratoneta. Sono tutti sport che comunque mi richiedono delle piccole integrazioni. Per quanto riguarda i liquidi, normalmente siamo tra i 150 e i 350 ml ogni 20 minuti, poi questa assunzione, come dicevo prima, va veramente adattata sull'atleta, quindi prendiamola un po' così come indicazione generale, e sarà importante assumere semplicemente dell'acqua, quindi fare proprio un'opportuna idratazione, magari prendendola a sorsi, in modo sì. tale che, non ci, che ci sia anche un'assimilazione, un'idratazione un pochino più completa e anche un po' più lenta. E poi diciamo al di sopra dei 60 minuti potrà arrivarmi questa esigenza di assumere i carboidrati. Come assumerli? Diciamo che qui possono essere consigliati piccoli spuntini di carboidrati complessi, quindi la famosa barrettina di carboidrati, la frutta secca può andar bene. È evidente però che se io sto facendo un'attività che mi impegna davvero molto mentalmente e anche fisicamente, magari non ho tempo di stare a masticare eccetera, per cui ci sono normalmente degli integratori di maltodestrine. Maltodestrine sono comunque dei carboidrati a rapida assimilazione, di solito presenti in integratori sotto forma di gel o liquidi comunque che posso mettere direttamente in bocca e che mi consentono di andare, diciamo, a fornire questo apporto di carboidrati, ma di non distogliere in qualche modo la mia attenzione anche da quello che sto facendo. Anche perché se tipo una persona sta correndo, è anche per una questione di comodità. Assolutamente, ovviamente. Sì. Assolutamente sì, diciamo che anche il solo fatto di dover masticare, di impegnare comunque un pochino i processi digestivi, non è molto produttivo, soprattutto per gli sportivi che hanno un'attività abbastanza intensa, quindi questo sicuramente sì. Una cosa importantissima è quella delle riserve di glicogeno. Perché? Perché nel nostro fegato c'è questo glicogeno che normalmente viene immagazzinato, sì. Una riserva di energia che può essere mobilitata quando ne abbiamo bisogno. Di fatto noi possiamo aver bisogno del glicogeno quando esauriamo le energie nell'organismo, quindi quando ad esempio finiamo i carboidrati a disposizione o altre fonti di energia. Se io durante la mia attività, appunto sempre parlando prolungata. Di un'attività prolungata, non inserisco un'adeguata quantità di carboidrati, il mio corpo mobilita queste riserve di glicogeno e rischio di andare anche in carenza. È vero che il mio corpo ad un certo punto utilizza anche come fonte di energia i grassi, sì. E può arrivare ad utilizzare anche le proteine. Però diciamo che nell'ideale... Sono casi estremi quelli in cui... Sono casi estremi. Le proteine in particolare. In particolare, esatto. In particolare sarebbe poco produttivo arrivare ad certo. usare le proteine a scopo energetico, perché comunque vado a bruciare il muscolo in qualche modo, quindi anche proprio nel concetto stesso di attività, che è pensata anche per il potenziamento muscolare, sarebbe bene evitare questo. Per cui di fatto questi spuntini di carboidrati mi servono a diciamo andare un po' a ricostituire le riserve di glicogeno. Dopo l'attività fisica ci sono delle cose ben precise da ricordare. Che vanno bene per tutti alcune. Che vanno bene per tutti in linea di massima. Sicuramente l'idratazione, questa va bene in generale per tutti, perché comunque l'attività sportiva mi avrà portato ad un certo anche livello di disidratazione, anche se comunque ho bevuto durante l'attività. Questo livello di disidratazione andrà a variare chiaramente in base al tipo di attività che avrò svolto, in base all'atleta, anche in base alle condizioni climatiche, se sono ad esempio attività all'aria aperta.
ma in generale la cosa fondamentale è di andare a ricostituire le riserve di glicogeno. Quindi questi famosi carboidrati che dicevo prima andrebbero reintegrati, diciamo, entro la prima mezz'ora attraverso magari dei carboidrati semplici. Sì. Quindi la frutta secca, il frullato, la barrettina di frutta secca, in modo tale che intanto inizio a reintegrare i carboidrati. Poi da lì a 2 ore potrò fare un pasto completo, che quindi avrà all'interno dei carboidrati preferibilmente ad alto indice glicemico, in modo tale da appunto alzare velocemente la glicemia e velocemente ricostituire le riserve di glicogeno e quindi tutta quella che è l'energia che è andata bruciata durante l'attività. E poi chiaramente questo sarà il momento dedicato alle proteine. Cioè, dopo l'attività è fondamentale l'assunzione proteica. Non serve farla nell'immediato, però diciamo da lì a 2-3 ore il mio pasto poi dovrà prevedere un apporto di proteine calcolato sulla base dei miei fabbisogni. Diciamo che chiaramente nel caso dell'assunzione dei liquidi può essere opportuno, tornando al discorso dei liquidi di prima, iniziare a farlo da subito. Quindi appunto iniziare a bere un po' di acqua anche a piccoli sorsi, eventualmente con dell'integrazione anche di sodio, perché in realtà ci sono soggetti che bruciano molto, che diciamo fanno delle attività molto intense, o pensiamo appunto anche attività all'aria aperta d'estate, riprendo l'esempio del maratoneta, dove ci può essere anche un elevato consumo di sodio. Un'ultima, diciamo un macro argomento, un po' anche... Una cosa solo sull'idratazione, perché ci sono alcune persone che sostengono che durante alcuni tipi di allenamento sarebbe meglio non bere. Tu su questa cosa? Allora, guarda, direi che dipende secondo me un po' dal tipo di attività fisica, nel senso che ad esempio il sollevatore di pesi magari non ha questa esigenza immediata. Però ecco, chi fa lo sport di endurance normalmente lo dovrebbe fare. Poi è chiaro che ad esempio il nuotatore, in quel caso quella è una situazione dove è molto difficile farlo. Però tendenzialmente altri tipi di sport come il ciclismo, come appunto il runner, se maratoneta, anche chi comunque fa sport di atletica in generale, sarebbe importante che andassero a idratarsi, ma proprio perché il nostro corpo, quando l'attività si comincia a prolungare troppo, ha delle carenze, quindi comincia ad avere delle esigenze di integrazione di liquidi. Chiaro che se invece sono degli sforzi massimali e quindi alla massima intensità per breve durata, e quindi ad esempio il bodybuilder, qui l'esigenza di idratazione è sicuramente minore. Ok. E così ne volevo un po' parlare con te adesso dell'integrazione alimentare, perché un'altra cosa che si dice è: ok, ma se sei sportivo devi assumere degli integratori oppure no? E in realtà, rispetto a tutto quello che abbiamo detto finora, la risposta sarebbe un po' no. Perché? Perché se io ho un'alimentazione ricca di frutta, verdura, cibi integrali, comunque un'alimentazione vegetale varia, il più varia possibile, normalmente non ho esigenza di integrare. Può esserci il momento in cui magari assumo degli integratori di vitamine e minerali perché sto preparando una gara, perché è un momento in cui sono più stressato, perché è un momento in cui magari non riesco a organizzare proprio benissimo la mia alimentazione per svariati motivi. Però non dovrebbe essere la regola. Esatto, non dovrebbe essere la regola, perché di fatto l'alimentazione è più che sufficiente se è ben bilanciata, eccetto magari alcune cose, dicevamo prima la B12, importantissima. Riguardo alle proteine, quindi ritorniamo un po' a quello di cui abbiamo parlato all'inizio di questo incontro, c'è un po' la moda, come magari mi confermerai anche tu, sì. Dei beveroni proteici. Beveroni, negli spogliatoi sempre, esatto. Si vedono. Nelle palestre poi è molto frequente. Ma quindi, sono una cosa utile oppure no? Anche qui, ritorniamo a quello che si è detto prima, cioè le proteine non devono essere prese in quantità elevate, cioè le proteine devono essere prese sulla base del fabbisogno. Quindi se io mi prendo il beverone proteico è perché magari non riesco ad organizzare la mia alimentazione in modo tale da assumere tutte le proteine di cui ho bisogno. In tutti gli altri casi non è necessario assumerle, perché non devono essere un in più, quindi un qualcosa che prendo oltre la mia alimentazione quotidiana.
Poi chiaro, ci sono dei casi un pochino più, tra virgolette, estremi, dove appunto lo sportivo che fa 3-4 allenamenti al giorno comunque ha delle esigenze nutrizionali diverse e magari non riesce realmente anche a livello proprio di processi digestivi a fare dei pasti con così tanto, con un elevato sì, apporto quindi proteico. È meglio che le integri a queste esigenze. Perché c'è un po' la moda, al di là delle proteine, girando per le palestre, tu vedi le persone che hanno ogni tipo di boccetta colorata, sì. C'è un po' la moda. Assolutamente sì, c'è la moda, infatti è proprio questo. Forse non è così giusto se uno già può assumere senza utilizzare integrazioni in più. Sì, infatti, diciamo che è proprio questo il discorso. Direi che viene fatto più per moda che per reale esigenza e anche un po' per un vecchio, per una vecchia idea che è quella che se fai tanto sport devi prendere tante proteine. Quindi è rimasta anche in chi prende proteine vegetali. Infatti ci sono tutte queste integrazioni di proteine vegetali che, ripeto, possono essere utili in alcuni casi, ma non sono fondamentali. Quindi chi lo fa così, diciamo, in automatico è proprio perché pensa che sia una cosa utile. Che sia una cosa, sì, necessaria. Sì, assolutamente. E, in realtà, quindi, ecco, un'altra cosa è quella degli aminoacidi ramificati. Forse ti sarà capitato negli ambienti delle palestre l'assunzione di questi aminoacidi ramificati, che anche qui è una cosa che viene un po' abusata, soprattutto nel bodybuilding è stata un po' spesso molto spinta per questo in parte effetto un po' anabolizzante che possono dare. Ma gli aminoacidi ramificati dovrebbero essere reintegrati solo in alcuni casi specifici. Spieghiamo che ruolo a grandi linee svolgono gli aminoacidi. Allora, gli aminoacidi ramificati, diciamo, sono molto importanti quando io faccio delle attività che hanno un elevato consumo di diciamo un elevato consumo energetico e dove probabilmente avrò in parte anche intaccato e utilizzato le proteine a scopo energetico. Io ho appunto un po' preso l'esempio del maratoneta, perché il maratoneta effettivamente fa un'attività magari spesso anche intensa e molto molto prolungata. In questi casi, per quanto io cerco di integrare e di avere sia un'alimentazione corretta prima dell'attività che avere le mie corrette integrazioni di liquidi, di carboidrati durante l'attività, può essere che il mio organismo inizi a utilizzare le proteine, perché è comunque un'attività molto molto prolungata. Questi possono essere casi dove magari l'aminoacido ramificato e gli aminoacidi ramificati assunti alla fine dell'attività mi aiutano più facilmente a recuperare. Però ecco, qui parliamo di atleti che fanno anche delle attività di un certo tipo. Diciamo che il consiglio sugli aminoacidi ramificati è di non improvvisarsi mai, quindi parlarne con il proprio trainer, con il medico che segue lo sportivo, in modo tale da essere sicuri che lì ci sia una reale esigenza di assunzione. Perché altrimenti poi ritorniamo sempre nel discorso di prima, un abuso mi va ad appesantire i reni, mi favorisce la disidratazione, quindi in generale se non è necessario non ha senso. Poi non so te, io personalmente quando sono passata ad un'alimentazione vegan ho notato un recupero migliore tra un allenamento e l'altro, ti senti più leggero, con più energia. Sì. Assolutamente sì, questa è una differenza che ho notato anch'io, una grossissima energia in più rispetto a prima. Ma anche sai, perché comunque quando tu assumi cibi vegetali sono tutti cibi anche più facili da digerire, quindi in generale senti che comunque la digestione viene meno impegnata e questo ti consente di spostare le tue energie su altro, in questo caso sulla performance sportiva. Un'altra cosa che io ho notato è una maggiore mobilità articolare. Questa è sicuramente una cosa che assumendo proteine animali non si ha ed è una cosa che ho riscontrato appunto anche in molte persone che fanno attività fisica e che riportano proprio questo messaggio, cioè addirittura un miglioramento della performance sportiva assumendo dei cibi e facendo un'alimentazione esclusivamente vegetale. Quindi questo certamente sì. Ecco, una cosa un po' che di cui volevo parlare a conclusione anche un po' di questo nostro incontro è della spirulina. Ne avevamo un po' parlato prima, sì, sì. Con il ferro. La spirulina in realtà è molto interessante per lo sportivo come integrazione, perché la spirulina è stata un po' considerata anche l'alimento del futuro. Ha un grandissimo apporto di nutrienti, di aminoacidi, vitamine del gruppo B, comunque ci sono tantissimi minerali. Per la B12 minerali, è molto importante, appunto. Interessante per l'apporto di B12, quindi in generale diventa un alimento a tutti gli effetti, per cui ecco, questo potrebbe essere un'integrazione consigliabile per lo sportivo e che magari può essere utilizzata appunto anche nelle polveri all'interno dei frullati, visto che di solito lo sportivo utilizza molto la soluzione del frullato.
Poi in realtà la spirulina ha una cosa secondo me molto interessante, ovvero che la struttura della molecola della clorofilla, che è appunto questo pigmento che dà il colore verde alla spirulina, ma pensiamo anche alla clorella, alla clamat, tutte queste alghe azzurre, diciamo la molecola della clorofilla è simile a quella dell'emoglobina, che è la sostanza che trasporta l'ossigeno nel sangue. Quindi in effetti la clorofilla può in parte un po' anche andare a mimare questa azione di trasporto dell'ossigeno, favorendo l'ossigenazione cellulare. Quindi poi in effetti niente di più importante per chi è sportivo, soprattutto appunto per sportivi che hanno esigenza di fare un'attività di endurance dove è richiesto, parlavamo prima delle famose attività aerobiche, dove è richiesto tantissimo ossigeno. Quindi appunto questo potrebbe essere anche un'integrazione che mi aiuta ad aumentare la mia disponibilità di ossigeno nell'organismo. Volevamo sapere dove ti si può magari ricercare, se per avere consigli, certo, più allora, individuali. Certo, allora io in realtà lavoro come naturopata nel mio studio che si trova vicino a Bassano del Grappa. Mi si può ricercare su Facebook come Cristina Napoleone Naturopata e nel mio sito web che è www.studionaturopaticonapoleone.it. Grazie, allora ringraziamo... Grazie Cristina Napoleone, naturopata, membro del comitato scientifico Associazione Vegani Italiani Ollus, che ha appena finito di parlare dello sportivo vegan, di cosa è più giusto e come approcciare questa alimentazione. Grazie. Grazie a tutti, arrivederci.